Se siamo tutti riprendiamo, ma anche se non siamo tutti. Allora, avevamo accennato insomma l'intervento successivo del relatore, che alla mia destra c'è l'avvocato Eugenio Brumarello che ci presenta un focus particolare che è quello che riguarda i minori stranieri non accompagnati, tra l'altro un tema a me molto caro perché ci ho fatto due tesi di laurea e mi ricordo poi che c'è due, quella della triennale e quella della magistrale in scienze politiche, e mi ricordo poi che Ancona era una delle città insomma più interessanti sotto il profilo scientifico. E quindi passo subito la parola all'avvocato Brumarello. Grazie di essere qui e di avermi anche invitato a questo interessante seminario. Il compito che mi è stato assegnato è quello di illustrarvi la nuova normativa che l'Italia ha adottato in tema di minori stranieri non accompagnati. Devo fare una premessa molto breve in cui devo mettere in luce come si è arrivati a questa legge del 7 aprile 2017, in vigore dal 6 maggio 2017, quindi da qualche mese a questa parte. Il fenomeno migratorio, come sappiamo, come sapete, come vedete, è in crescita esponenziale. Negli ultimi anni, in special modo nell'ultimo triennio, sono aumentati in maniera esponenziale i minori stranieri non accompagnati nei cosiddetti barconi o comunque nelle zone di frontiera o comunque tra i migranti che dalle coste africane soprattutto tentano di raggiungere l'Europa, in primis il nostro paese, proprio soggetti minorenni, quindi soggetti che non hanno un genitore, un tutore, un responsabile di per legge legale, per la loro tutela, vengono indirizzati verso le nostre coste. Come risponde l'Italia? Come ha risposto l'Europa? E in questo senso è arrivata questa nuova normativa. Devo dire in generale che, parlando di minori, l'Italia, come altri 194 paesi di questo mondo, questo è stato uno studio che ho fatto di recente e che mi ha impressionato su un dato che dico subito, parlando di minorenni, dovete sapere che comunque la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo è la norma internazionale, lo schema e l'ossatura generale che dobbiamo tenere presente per quel che riguarda appunto la tutela dei soggetti inferiori di 18 anni. Questa convenzione a cui l'Italia si rifà e a cui si rifanno altri 194 paesi della Terra, in pratica è la dichiarazione universale più ratificata al mondo, si stabiliscono i criteri principali per la tutela e le procedure che riguardano i soggetti che non hanno più di 18 anni. Il minore non viene visto più come un soggetto passivo, ma come un titolare, un soggetto titolare di diritti inalienabili. Quindi la norma fondamentale, lo schema da cui bisogna prendere atto è appunto questa Convenzione di New York, in cui all'articolo 3, lo passo velocemente da sé, viene stabilito quello che è il principio cardine da tenere bene presente quando nelle varie procedure giudiziarie e amministrative che riguardano i minorenni si deve prendere una decisione, che sia la tutela, che sia l'affidamento, che sia una rappresentanza legale. Interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preeminente, come dice l'articolo 3 della Convenzione di New York, firmata a New York appunto nell'89, ratificata da noi in Italia con una legge nel 91, ratificata da 194-195 stati, mancavano fino a due anni fa la Somalia e un altro paese molto noto, molto conosciuto, che a me ha sorpreso e che a tutt'oggi non ha ratificato la Convenzione di New York. Sapete qual è questo paese? Gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America, patria di libertà, freedom e quello che vogliamo, perché la destra conservatrice americana ha sempre rifiutato, si è frapposta nell'ingerenza di un diritto internazionale a tutela che disciplini i minorenni americano, minorenne che è
messicano che si viene a trovare nel territorio americano, degli affari di famiglia statunitensi, cioè non vogliono un'ingerenza di una normativa esterna. A me lascia un po' basita questa concezione, però noi in Italia è uno di quei paesi che appunto ha subito ratificato questa convenzione. Dalla norma internazionale dobbiamo poi arrivare alle norme che riguardano questa categoria di minori stranieri non accompagnati. Chi sono i minori stranieri non accompagnati? Ecco che l'Italia si è mossa con una definizione di straniero di età inferiore degli anni 18 che si trova per qualsiasi causa nel territorio italiano privo di assistenza e rappresentanza legale. Questa definizione compare per la prima volta nel decreto legislativo 142 del 2015 e che ha recepito la direttiva dell'Unione Europea riguardante le procedure sui richiedenti asilo. Tutte le procedure che riguardano le domande di asilo e appunto al cui interno viene per la prima volta introdotto il concetto di minore straniero non accompagnato. Questo è lo schema del decreto legislativo, si dà attuazione alla direttiva europea sulle regole per appunto disciplinare le procedure di asilo e alla lettera E si è la prima, c'è pure una bella mosca che vuole studiare la legge, e eccolo qua, la lettera E, si ha la prima definizione di straniero, di minore non accompagnato. Da questa prima definizione, e quindi procedure che regolano appunto l'accoglimento di questi soggetti minorenni, si è arrivati poi alla legge cosiddetta Zampa, nel senso che prende il nome dell'onorevole che è firmatario di questa proposta di legge che poi è divenuta normativa nazionale, che tra l'altro era qua presente al Ridotto delle Muse un paio di settimane fa, 10 giorni fa, data per presentare appunto questa legge, e la stessa onorevole, con un certo vanto a cui io mi associo, ha detto che l'Italia è il primo paese in Europa che si dota di una normativa a tutela dei soggetti minorenni che vengono al di fuori, che provengono al di fuori delle diciamo, frontiere europee nazionali, e che, consentitemi di dire, si dota di una normativa a tutela delle generazioni future, perché magari posso sembrare un po' didattico, però il minorenne è il mattone dell'edificio umano. Ho trovato questa definizione molto calzante, cioè se noi non diamo la possibilità di accogliere, di istruire, di educare il minorenne di oggi, questo minorenne di oggi, che sia italiano, che sia proveniente dalla Nigeria, che sia proveniente dalla Svezia o dall'Afghanistan, saranno loro, ecco, l'ossatura della società di un domani. Quindi attuare delle best practice, delle insomma, procedure di accoglimento, di tutela e di una garanzia di servizi per il loro inserimento nella nostra società è comunque una garanzia di avere una società migliore un domani per tutti noi. Quindi ci siamo mossi per tempo e per primi in Europa, con un certo orgoglio, si è arrivati appunto all'emanazione di questa legge. Ecco che qua vi ho racchiuso molto sommariamente, mi scuso per la bruttezza delle slide, ma sono farina del mio sacco, quindi sono contento comunque di aver fatto queste semplici slide, e credo che vi possa un attimino chiarire i concetti base ed essenziali che riguardano appunto questa normativa. La legge appunto è in vigore dal 6 maggio scorso, qui ho raccolto tutti i riferimenti normativi che si occupano solamente del soggetto minorenne non comunitario. Partiamo dal testo unico dell'immigrazione, che è la norma proprio base su tutta la disciplina del soggetto non appartenente all'Unione Europea, e tratta tutti i vari aspetti, e si arriva poi alla legge, al decreto legislativo 142 del 2015, che è l'attuazione della direttiva riguardanti i richiedenti asilo, per arrivare poi adesso a questa legge Minniti, nuova promulgazione, che ha accelerato la procedura per riconoscimento o meno della domanda di asilo,
e per poi arrivare appunto a questa legge Zampa che disciplina le misure di protezione sui minori stranieri non accompagnati, quindi proprio un settore specifico del soggetto extracomunitario. Sono 22 articoli, al primo articolo appunto c'è una condizione di equiparazione tra il soggetto extracomunitario minorenne e il minorenne avente cittadinanza italiana. Vengono quindi tassativamente indicati su degli articoli, su delle leggi che poi i tribunali, soprattutto quelli minorenni, dovranno poi adottare, tutta una serie di regole. Qua l'articolo 2 viene un po' ampliato quel primo concetto che avevamo visto nel 2015, che prima vi ho evidenziato. Quindi soggetto minorenne, qualsiasi causa si viene a trovare o altrimenti è sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di un'assistenza genitoriale o di una rappresentanza sulla base delle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, lui viene indicato come minore straniero non accompagnato. Viene subito modificato il testo unico del 98 su un aspetto particolare, viene stabilito un divieto di respingimento alla frontiera, cioè è imposto per legge alla polizia di frontiera un divieto di respingere, cioè di rimandare nel barcone o nella terra di provenienza il minorenne che viene a trovarsi sulla frontiera italiana. Questo appunto perché? Perché ci si rifà alla Convenzione di New York, quella che avevo iniziato a evidenziarvi e che appunto tutela l'interesse superiore del fanciullo, fanciullo inteso come soggetto di diritto e titolare di diritti inalienabili. Il mio intervento, non lo dimentico, riguarda anche i diritti costituzionalmente garantiti che i minorenni possono avere. Ecco che successivamente questa legge disciplina il colloquio e l'identificazione del minore. Sono questi degli aspetti, questa è una fase molto molto delicata e particolare, perché voi capite che un soggetto extracomunitario, se si dichiara minorenne o se si dichiara maggiorenne, ecco che cambiano completamente le sue aspettative di rimanenza, se posso usare un termine forse inappropriato, di aspettativa di rimanere nel territorio dell'Italia, ovvero sia dell'Europa. Innanzitutto perché anche a livello di giurisdizione si trova davanti un tribunale ordinario oppure un tribunale per i minorenni. Quindi ecco che sono state introdotte degli step, delle fasi molto rigide sulla fase di identificazione dell'età anagrafica del soggetto che si dichiara o è presunto tale minorenne. Quindi nel momento in cui si entra in contatto c'è una prima fase di un colloquio con organizzazioni di esperienza in materia di minori, e dove ci sarà un mediatore culturale, e appunto questo colloquio sarà il primo contatto che si avrà con questo soggetto. Poi, se ci sono dei dubbi fondati sull'età dichiarata, allora si passa alla fase successiva e si cerca di risalire alla sua età attraverso un documento anagrafico, un documento che possa attestare la veridicità dell'età da lui dichiarata. Ovviamente questo discorso del documento non vale se lui ha richiesto asilo. Se è richiedente asilo, lui fugge dal proprio paese, quindi non vale chiedere all'ambasciata da cui fugge se lui è un suo cittadino, perché lui proprio chiede asilo da quel paese. Quindi, colloquio, accertamento attraverso il documento anagrafico che non vale se è richiedente asilo. Terzo passaggio, ed è quello che forse viene nella prassi utilizzato, è l'utilizzo di esami e accertamenti sociosanitari per risalire a un'età appunto dichiarata dal minore. Vi era una volta il concetto dell'esame dell'ossatura del braccio, dell'urina, adesso chi è medico sa molto più di me. Però ecco che nel corso degli anni la giurisprudenza stessa ha attestato un elevato tasso di non certezza che veniva risalito dall'esame dell'ulna dell'ossatura del polso, quindi non era sicuro al 100%, diciamo, se un giudice si basava su una perizia del medico su quell'aspetto. Quindi ecco, questi sono i passaggi per risalire appunto l'identificazione del minore. Se anche questi passaggi di sociosanitario non dovessero servire, dovessero bastare,
la minore età si presume ad ogni effetto di legge. Ecco, qui c'è sempre un favore per concedere la minore età, per riconoscere la minore età. Questo sempre nel superiore interesse del minore, non mi stancherò mai di dirlo, ma è la norma primaria che dobbiamo tenere presente se parliamo di minorenni. È ammesso reclamo sempre in materia di volontaria giurisdizione in caso di dubbi o contestazioni sulla accertamento dell'età. Vengono disciplinate le indagini familiari, cioè tutte le procedure volte a fornire, ad assicurare al minore il raggiungimento, il ricongiungimento con ipotetici o probabili familiari che si trovano nel territorio italiano o anche nel territorio europeo. Se lo stesso minorenne all'interno di un colloquio dichiara che ha una zia, una nonna che lui sa che è residente nel nord, nel sud d'Italia, ecco che si cerca subito di mantenere un contatto tramite gli assistenti sociali che hanno in cura il ragazzo con il comune di residenza e di appartenenza del parente per ricongiungerlo. Questo ovviamente viene preso in primaria considerazione le indagini familiari, perché viene appunto preferita una tutela verso un familiare che in una comunità, questo è ovvio. Viene normativizzato anche un rimpatrio quando il rimpatrio sia sempre nell'ottica del superiore interesse del minore nel paese di origine o anche in un paese terzo. Questo provvedimento del rimpatrio volontario, quindi deve essere proprio consenziente il minorenne che vuole ritornare nel proprio paese, è sempre disposto dal tribunale per i minorenni, mentre prima c'era il comitato per i minorenni a livello centrale a Roma nel ministero che stabiliva questo rimpatrio. Adesso viene cambiato, ma il tribunale dei minorenni, potrebbe sembrare comprensibile questa differenziazione, ma è importante perché ora è il tribunale dei minori delle Marche che decide se un minorenne è un accompagnato straniero chiede di essere rimpatriato in Afghanistan e non è il comitato a Roma. Capite che il Tribunale dei Minori delle Marche, dopo aver compiuto le sue indagini, ha più conoscenza della situazione del minorenne che si viene a trovare qua che Roma, che invece riceve tutte le domande da tutta Italia. Quindi questo è sempre stato cambiato nell'interesse del minore. Poi ci sono tutte delle normative che riguardano una specie di cartella Schengen, io l'ho chiamata, perché è un sistema che viene stabilito, viene stabilita proprio una cartella sociale con la compilazione di tutti i dati che rilevano sul minorenne e che viene distribuita a livello nazionale. E quindi c'è una compilazione proprio di una cartella che raccoglie tutti quegli elementi che possono interessare benessere del minore, il suo stato sociale, il fatto perché lui si sia mosso dal suo paese di origine, la fase di integrazione, se eventualmente ha dei parenti o se ne vuole ricercare, insomma ci sono proprio, c'è un file, una cartella che viene appunto stabilita, viene redatta a seguito appunto del contatto con l'isola di accoglienza in cui viene affidato. Vengono stabiliti dei permessi di soggiorno proprio per minore età, valido anche fino al raggiungimento della maggiore età o per motivi familiari. Viene istituito un elenco di tutori volontari all'interno di ogni tribunale per minorenni. Ero con il dottor Capenza, presidente del tribunale dei minori delle Marche, un mese fa, e lui ci riferiva che era stato a Roma a fine settembre proprio con tutti i presidenti del tribunale delle regioni italiane proprio per disciplinare queste cartelle, questi elenco di tutori volontari dove ci si possono anche inserire per fare richiesta di essere dei tutori riguardo questa categoria di soggetti particolarmente vulnerabili. Diritti costituzionalmente garantiti a questi minorenni sono diritti di istruzione, diritti anche alla salute. Cosa che abbiamo sentito prima, interessante intervento della dottoressa Carletti, che appunto concerneva il diritto alla salute, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, che è garantito, ma che purtroppo nella prassi è variabile da regione a regione. E quindi un minorenne che viene a iscriversi nella regione Lombardia riceve maggiori o minori tutele sanitarie di un minorenne che si iscrive nella regione Marche. Queste sono prassi difformi che bisognerebbe cercare di uniformare.
Questa legge, quello che mi preme dire, stabilisce proprio che in seguito al colloquio e all'accoglienza nelle strutture di appartenenza vengono appunto disposte, normativizzate all'articolo 13, 14, 15, un diritto di ascolto, un diritto alla salute, un diritto all'istruzione. Sono questi diritti costituzionalmente garantiti che troviamo nella nostra carta costituzionale. E quindi nelle more del rilascio del permesso di soggiorno vengono iscritti al servizio sanitario e vengono attivate delle misure per favorire la loro istruzione nel percorso di crescita e di raggiungimento alla maggiore età. Viene stabilito un diritto all'assistenza legale, questo è quello che ho voluto riportare, cioè il minorenne per qualsiasi procedimento che lo riguarda, uno, deve essere ascoltato, due, ha la facoltà, la possibilità di nominare un legale, che sia d'ufficio o che sia di fiducia, e avvalersi anche del patrocinio a spese dello Stato. Vengono stabilite in conclusione delle misure in favore dei minori che sono vittime di tratta. Qui mi devo un attimo soffermare perché, come leggete, i numeri, dicevamo prima, nel 2016 sono 26.000 i minori stranieri non accompagnati che hanno raggiunto le nostre coste. Guardate che sono un numero veramente enorme, a mio modo di vedere. E nel 2017, a giugno del 2017, quindi 4-5 mesi fa, erano 18.000, quindi c'è il 24% in più dei minorenni non appartenenti all'Unione Europea che hanno raggiunto le nostre coste. Quindi ecco che è bene che abbiamo una legge oggi, è bene che in Italia ci sia una legge che riguardi come procedere di fronte a questi soggetti, particolarmente vulnerabili. Perché? Perché sono soggetti soli, che non parlano la lingua italiana, che raggiungono le nostre coste magari dopo un lungo viaggio, magari all'interno di un barcone, e che non sono parificabili, ecco, a minorenne europeo o italiano che appunto si trova a richiedere una procedura di tutela di affidamento. Quindi sono definite per legge oggi come categorie particolarmente vulnerabili. Ecco che alcuni di essi rientrano, sono vittime di tratta, perché sono i soggetti più facili da poter colpire, il minorenne, possono rientrare nel racket delle prostituzioni, dello spaccio di droga. Io stesso, se posso portarvi un esempio, ho fatto un master a Roma l'anno scorso e facevo a scuola ogni due settimane, avevo un piccolo appartamento, una piccola camera di fianco alla stazione Terni. Bene, di fianco alla stazione Terni c'è una via in cui ci sono delle specie di piccoli film, dove io ho visto, vedevo sempre proprio minorenni che accattonavano, chiedevano, offrivano non si sa che cosa, e questo alla luce del sole, ecco, perché si entra facilmente nel racket proprio della criminalità. Questa legge è volta proprio a togliere questi soggetti particolarmente vulnerabili, prevedendo misure adeguate di condizioni di accoglienza e di assistenza, anche con l'aiuto di persone altamente qualificate. Quindi esistono anche nuove figure lavorative sulla base di questa legge, il mediatore culturale, il tutore, insomma, fenomeni di assistenza psicosociale molto, molto importanti, perché sono il mattone per costruire quella società del domani. Si prevede l'inserimento sempre in questa legge proprio del minore straniero non appartenente all'Unione Europea nel sistema SPRAR, quindi nel sistema di protezione per i richiedenti asilo. Anche questo è un aspetto importante, perché mentre prima si convogliavano i minorenni in strutture dove c'erano anche maggiorenni e guardate che si fanno dei danni allucinanti, adesso invece per legge sono state previste delle strutture esclusive per i soggetti di età inferiore a 18 anni e che non vengono appunto mischiati con i maggiorenni. Pensate a delle ragazzine minorenni che vengono a trovarsi con magari soggetti maggiorenni, quindi attenzione, qua adesso viene posta proprio una tutela anche fisica. Da ultimo viene normativizzato anche l'intervento in giudizio delle associazioni di tutela, che possono anche agire contro provvedimenti che vanno contro proprio questi minorenni, e quindi in generale viene garantita una tutela veramente efficace ed un vanto della nostra nazione, a mio modo di vedere, per questa categoria di soggetti che, come ho detto prima con i numeri, è in continua evoluzione. Se non ci sono altre domande, sperando di non avervi annoiato, avrei concluso. Grazie all'avvocato
innanzitutto volevo fare un saluto, perché vedo che ci ha raggiunto il giudice della Corte d'Appello, un pastore, quindi lo saluto, grazie per essere qui, una presenza illustre. E, prima di passare all'ultimo intervento, che è quello appunto, torniamo con Pier Francesco Cursi, Irene, io volevo chiederti una cosa, rapido, una planata su questa cosa, perché sia con l'intervento della Carletti che con il primo intervento di Pier Francesco abbiamo visto come si può incominciare già a concludere come l'Italia in generale sia in una condizione di arretratezza per certi versi, no? Allora sì, ci hai parlato del Lus Soli, ci hai spiegato cosa prevede, ci hai spiegato da dove arriva la concezione in generale, però l'Italia rispetto ad altri paesi in che situazione è? Cioè come si comportano gli altri paesi sotto questo profilo? Avevi delle slide? Avevi? Allora no, se vuoi troviamo le slide, intanto va benissimo. No, impanata. Facciamo così, a livello in termini comparativi l'Italia è indietro, la Francia ha già attuato una riforma. Cerca le slide, così loro possono vedere. Io intanto volevo dire una cosa, già che c'ero, perché volevo dire all'avvocato Tomarello, siccome sono vantato anche io di essermi occupato di non essere accompagnati, tu hai prima detto una cosa importante, cioè tante cose sono state sanate nel tempo. Io mi ricordo che mi sono occupato di questa questione, parliamo tra il 2006 e il 2008, quindi è passata una vita. A quel tempo era un caos totale, cioè io mi ricordo che gli elementi che tu ci hai elencato perché il minore straniero non accompagnato potesse accedere alla maggiore età, in Italia le questure si comportavano ognuna in maniera completamente diversa, cioè quindi si era creato a livello sia orizzontale che verticale una difformità, un trattamento completamente diverso da minore a minore, da straniero a straniero, e c'erano addirittura questure come Torino che utilizzava un metodo cumulativo, questure come quella di Ancona per esempio, che ricordo bene perché io poi la tesi la feci qui nelle Marche, cioè analizzando le Marche, che bastava un corso e nel dubbio la questione comunitana per esempio dava via, però questo creava una difformità insomma incredibile, per non parlare poi delle fughe, che nel 2006 era ancora un momento in cui non c'era questo dibattito sull'immigrazione, mi permetto di fare un po' da relatore in questo momento di ricerca. Non c'era, poi dimmi se sbaglio, il tema dell'immigrazione non era visto come un tema di chissà quale urgenza, di chissà quale calore, e si faceva fatica, tanta fatica a far passare il messaggio che si stava entrando in un'emergenza. Guardate che a livello accademico già nel 2006 c'erano già tantissime ricerche e si scriveva parecchio, e si parlava già di tantissimi minori che scomparivano completamente dalla cartina geografica dei centri d'accoglienza, dei centri SPRAR, che non si sa che fine facevano. Quindi, cioè, non so se ci rendiamo conto che da più di 10 anni c'è un'emergenza che riguarda i minori stranieri che vengono in Italia e anche in Europa, di cui si perde completamente le tracce, e che è inquietante solo provare a pensare che fine possano aver fatto. C'è anche una domanda, prego. Io scusa, nel momento in cui però il minorenne aveva un tono abbastanza alto. Chiedo scusa, nel momento in cui però il minore raggiunge la maggiore età, cioè dopo che comunque le cooperative o comunque le regioni si sono impegnate ad avviare dei tirocini formativi, sì, e tutta una serie di tutele, di accompagnamento e di ascolto, la verità è che un minore raggiunto i 18 anni si ritrova in mezzo alla strada.
io almeno mi sono trovata con dei casi provenendo dall'ambiente del volontariato e anche da corsi appunto per i minori stranieri non accompagnati, perché provengo proprio dal corso dell'onorevole Zampa. Ma la ringrazio, sì. E ho notato appunto questo, che alcuni minorenni che per esempio sono ospiti in alcune cooperative o centri di assistenza a Macerata, nel momento stesso in cui compiono i 18 anni devono uscire da queste strutture, cioè è chiaro che si può chiedere una proroga adesso di 2 anni, ma generalmente nel momento in cui si compie il 18° anno tu sei fuori e ti ritrovi a dormire alla stazione di Sovente, salvo poi recarti ai servizi di assistenza, che siano di Caritas, che siano di CUS, al fine di ottenere anche comunque assistenza anche per mangiare, ecco, anche per vestirsi, cioè si ritrovano sprovvisti totalmente di tutela. Quindi che differenza c'è tra un minore 2 minuti prima che raggiunga la maggiore età e il soggetto che ha compiuto 18 anni, cioè il giorno dopo? E quindi da questo punto di vista non siamo ancora arretrati e soprattutto non rispettiamo i principi che sono costituzionalmente garantiti. Anche, cioè, io ancora mi indigno quando sento parlare di migranti economici, cioè comunque si tratta di una persona, ecco. Come si può fare allora? C'è una lacuna da questo punto di vista, sì, tutto il lavoro è perso sostanzialmente. Ma non lo voglio vedere in maniera, io la vedo in maniera positiva, la ringrazio per la domanda, perché sicuramente è una criticità che è presente in tutta Europa, mi permetto di dire, ma che in Italia appunto con l'emanazione di questa legge abbiamo comunque cercato di migliorare e di affrontare il problema. Io sono positivo e sono positivo nel senso che abbiamo introdotto noi, come lei sa forse, una deroga appunto alle criticità che emergono dal compimento dall'essere minorenne ad arrivare a 18 anni, cioè il Tribunale dei Minori all'articolo 13 di questa legge, al comma 2, io appunto la ringrazio perché viene proprio normativizzato una facoltà del Tribunale dei Minori di disporre anche su richieste dei servizi sociali con decreto motivato un particolare permesso di soggiorno al fine del raggiungimento del 21° anno di età. Questa, guardi, che non è, è una norma importante, ma molto importante, perché noi consentiamo con questa norma, con questo articolo, con questa legge di recente pubblicazione che adesso ho spiegato, appunto di concludere quel percorso che si è iniziato magari quando si era entrati in Italia e si era entrati nel circuito di miglioramento sociosanitario istruttivo, e si può continuare fino al raggiungimento del 21° anno di età. Ora è legge, signora, questa facoltà, questa. Ora non so quali altri paesi possano dotarsi o vantarsi di avere una normativa del genere. Quindi questa normativa, questa possibilità dal 17 anni, entro qua che ho 14 anni, attenzione poi a tutti i fenomeni procedurali, fino al 14° anno di età non si ha l'imputabilità, poi da 14 a 18 invece si può arrivare fino a 21. Quindi ecco che ad oggi sussiste questa possibilità e vediamola con favore. Certo c'è molto da fare, però.